Avete ascoltato la pagina del Vangelo? Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E poi dopo ripete: e voi che cosa dite? Questa domanda di solito la si fa fra amici, se non proprio fra coloro che vivono il sentimento dell'amore. Ma io chi sono per te? È una domanda impegnativa questa, perché più si ha il coraggio di dire la verità, di aprire il proprio cuore, e più si ha la possibilità di crescere insieme, di chiarirsi, di essere certi, di essere veri, autentici. Sapete, è difficile sapere chi è, chi si è, e noi abbiamo bisogno di persone che ci aiutano a capire chi siamo. In modo particolare, voi più giovani avete proprio bisogno di coloro che vi aiutano in qualche modo a sbocciare, a rivelarvi. Mi viene in mente in questo momento quello che avviene di solito come fenomeno proprio televisivo nei social, nei talent. Sapete, nei talent solitamente partecipano persone ignote, mai viste prima, che sono state selezionate attraverso un processo che viene prima dello spettacolo. Improvvisamente ci ritroviamo volti, personaggi, storie mai visti prima. E poi pian piano, attraverso dei tutor, persone che stanno lì qualche volta a fare carezze, qualche volta invece a bacchettare, e vediamo fra lacrime, sospiri, chiacchiere, no? Poi i talent entrano, diventa quasi una telenovela, ma di fatto, di puntata in puntata, cominciamo a vedere ragazzini che potevano essere i nostri compagni di classe, che pian piano assumono un aspetto sempre più chiaro, diventano delle star, non tutti, ma qualcuno si rivela, tanto che di fatto, ancora dopo anni, quella esperienza, crescono sempre di più e si manifestano con tutta la loro forza, la loro, potremmo dire, determinazione nel mondo della musica piuttosto che in altre arti. Ora, qualcosa di simile avviene per ciascuno di noi e forse è avvenuto proprio per Padre Pio. Sì, proprio Padre Pio. Sapete, lui ha vissuto questa esperienza a Pietrelcina, un'esperienza stranissima che non sto qui a raccontarvi più di tanto. Basta sapere che mentre si stava formando per divenire sacerdote, era già frate, aveva indossato l'abito francescano che aveva 17 anni, ma prima di diventare sacerdote qualcosa si rompe nella sua vita, una febbre stranissima, sta male, deve tornare a casa. Addirittura sembra quasi che i suoi superiori gli chiedano proprio di abbandonare l'abito. È un momento molto brutto nella sua vita. Tutto quello nel quale aveva creduto, sapeva che voleva diventare frate, che voleva essere frate, ma questa certezza, che era la più grande della sua vita, non serve più a nulla. Cominciano anche i suoi superiori a fargli capire che forse era meglio che ritornava nella sua famiglia. E questo percorso è lunghissimo, dura addirittura 7 anni. 7 anni. E ogni giorno questo giovane frate si chiedeva se mai sarebbe riuscito a tornare in un convento e a vivere la sua vita da frate. Accadono due cose che gli cambiano l'esistenza, proprio nel 1917. Due cose strane. Intanto vi racconto questa cosa. Questa mattina nell'infermeria di San Giovanni Rotondo ho consultato due frati molto più grandi di me. C'è padre Paolino Cirenti, che ha conosciuto tanti frati, certamente molto più di me, che già non ci sono più, alcuni che hanno conosciuto personalmente padre Pio, e poi padre Riccardo Fabiano, che è uno storico per eccellenza. E abbiamo chiacchierato oggi insieme. Intanto, ecco, voglio anche, a proposito di frati, ricordare con tutto il cuore anche padre Marciano Morra. Oggi avrebbe compiuto gli anni, il suo compleanno lo festeggia in cielo. Anche lui, con il gusto di raccontare a noi giovani frati, dico giovani ma più piccoli, le cose belle della storia di padre Pio. Che cosa mi hanno raccontato padre Riccardo e padre Paolino? Questa cosa, proprio padre Paolino, che ha avuto la possibilità di conoscere padre Nazareno, che
che era qui guardiano a quel tempo, anche lui giovane, aveva neppure 30 anni, padre Nazareno d'Arpaise. Lui ha saputo questa cosa, che qui nel refettorio un giorno era presente padre Benedetto, padre Agostino e gli altri frati, e si chiacchierava, e uscì l'argomento su questo frate che pochi ormai conoscevano. Non c'era la possibilità di viaggiare, c'era la guerra in corso, ma sapevano che c'era questo fraticello che era ammalato, che stava a Pietrelcina, che forse addirittura non voleva rientrare in convento, che aveva trovato questa sua nicchia a casa sua, stava bene con i suoi genitori. Si chiacchierava anche forse al di là del dovuto. E ad un certo punto qualcuno avrà detto: sì, ma se anche dovesse tornare in convento, visto che questo frate è pure malaticcio, ma chi se lo prende? Si dicono anche queste cose talvolta. E questo padre Nazareno sembra che abbia risposto quasi come una sfida: me lo prendo io. Così mi ha detto questa mattina padre Paolino, perché sembra che questo padre Nazareno gli abbia raccontato questa vicenda. Padre Nazareno è il primo che ha creduto senza neppure conoscerlo: me lo prendo io. Ha già compiuto un atto importante, quello dell'accoglienza comunque di un confratello. E poi c'è la seconda talent scout, chiamiamola così per eccellenza, che è la nobildonna Raffaelina Cerase. Abbiamo sentito le parole di padre Agostino, io voglio raccontarla in questo modo. Padre Pio, quando era a Pietrelcina, aveva chiesto ripetutamente, era già sacerdote da 7 anni, aveva chiesto ripetutamente di poter confessare, ma non gli venne dato il permesso. Probabilmente il suo provinciale, che pure lo conosceva bene, aveva stima di lui, ma non sapeva fino in fondo della sua preparazione anche culturale, anche per la teologia morale. E ogni volta rinviava questa storia. Padre Pio di fatto lì faceva il malato. Ad un certo punto questa nobildonna, molto amica sia del ministro provinciale padre Benedetto quanto di padre Agostino, che aveva già avuto la possibilità di un rapporto epistolare con questo fraticello, sta male e osa chiedere al provinciale di poter finalmente incontrare fisicamente questo frate misterioso che solo conosceva per lettera. Padre Agostino glielo dice a padre Benedetto, e padre Benedetto dice: ma che, non verrà. E invece padre Agostino scrive a padre Pio, e padre Pio dice: spero di farcela. E questo viaggio lo fa, e finalmente si incontra con Raffaelina Cerase. Questa Raffaelina Cerase, l'abbiamo ascoltato, lo racconta padre Agostino, dice delle parole molto forti, evidentemente le avrà dette a padre Agostino, ma anche a padre Benedetto. Questo fraticello è proprio bravo, fatelo confessare, fatelo lavorare, come a dire: non fategli fare il malato, questo è bravo. Le quotazioni di padre Pio, da semplice malaticcio, tanto da avere questo atto quasi di carità da parte di padre Nazareno, ma me lo prendo io. Le quotazioni di padre Pio, grazie alle parole di Raffaelina Cerase, immediatamente si alza. Non è più lui. E veramente la sua storia cambia, perché padre Pio stesso scriverà a padre Benedetto, proprio al termine della sua esperienza a Foggia, che proprio testualmente: dovete sapere che non mi si lascia un momento libero, una turba di anime assetate di Gesù mi si piomba addosso da farmi mettere le mani nei capelli. Ma i foggiani fanno mettere le mani nei capelli? Non lo so, spero di no, però di fatto questo è vero. Intorno a lui qualcuno comincia a riconoscere la bellezza della sua personalità, la sua capacità di sacerdote, di confessore. Cambia la sua vita. Concludo. Tutti noi abbiamo bisogno di un talent scout, soprattutto quando si è più giovani. Abbiamo bisogno, per dare il meglio di noi stessi,
di qualcuno che creda in noi, che ci voglia bene, che veda al di là dei nostri limiti, dei nostri peccati, delle nostre miserie. E soprattutto, ecco, quando si cresce, quando davvero in quel momento così profondamente delicato, qualcuno che non stia sempre a farci le pagelle, ma che ci dia fiducia. In fondo lo sappiamo, questa è stata proprio la strategia, potremmo dire, pastorale di San Giovanni Bosco. Allora, ecco, in questo luogo vogliamo veramente pregare per tutti i giovani, vogliamo pregare per i nostri figli, i nostri ragazzi che vediamo crescere, perché questo incoraggiamento possano riceverlo da tutti noi, da tutta la comunità, dai frati. Ecco, Fra Pasquale fa il talent scout dei giovani frati, va nei conventi e cerca di cogliere anche coloro che portano questo dono, che tante volte lo nascondano, anche i propri genitori, anche i propri amici. Ecco, abbiamo bisogno di coloro che ci sostengono, che ci incoraggiano, che ci danno la possibilità di esprimere nella libertà la nostra capacità di amare a modo nostro. Mi auguro con tutto il cuore che questa preghiera ci dia esattamente questa possibilità e che Padre Pio ci accompagni e accompagni, ecco, i ragazzi che conosciamo, che vogliamo bene e che un giorno vorremmo vedere nella pienezza della loro vita, dal punto di vista certo professionale, ma anche artistico, ma soprattutto, ecco, come cristiani, come seguaci di Gesù, che è l'unico che realizza nella pienezza ogni nostra personalità.